Ok, l'abbiamo ripetuto fino alla nausea. Gli anni 70 per il cinema americano sono un periodo di rivoluzione. E al centro di questa rivoluzione c'è la nuova Hollywood, con i suoi nuovi registi, i suoi nuovi autori, i suoi nuovi generi e i suoi nuovi attori. E ne abbiamo già affrontati un bel po'. C'è il thriller noir con Scorsese, il fantastico di Spielberg, il cinema d'autore con Kubrick. Beh, di genere ne manca ancora uno, la commedia. E ad affrontarlo meglio di tutti è stato Woody Allen. In realtà si può addirittura dire che Woody li abbia affrontati tutti questi generi cinematografici. La commedia, infatti, è un macro genere che si può fondere a tutti gli altri. L'importante è che si faccia ridere e si prenda un po' in giro, e Woody queste due cose sa farle bene. Perennemente depresso, pieno di nevrosi, appassionato di psicanalisi e di Ingmar Bergman, il comico ebreo più famoso degli ultimi 50 anni ha saputo marchiare il cinema americano riversando se stesso, la sua ironia e le sue paure nelle sue pellicole, mischiando sin dall'inizio della carriera l'umorismo a tutti i generi cinematografici, escluso forse soltanto l'horror. Inizia con un falso documentario Prendi i soldi e scappa, continua con il war movie Il dittatore dello stato libero di Bananas, poi tocca alla fantascienza con Il dormiglione e infine al film storico Amore e guerra. È una cosa che continuerà a fare per tutta la sua carriera, toccando spesso il mystery e il crime, ma questi film citati sono i più importanti perché arrivati in un momento particolarmente importante per il cinema nazionale. Prendendo continuamente in giro sia il genere di appartenenza che soprattutto la società americana, i film di Woody Allen sono la controparte ironica di quelli di Scorsese, Coppola e Spielberg. Allen, infatti, senza eccezione, eppur inserendosi in generi che di per sé non dovrebbero avere nulla a che spartire con la contemporaneità, riesce sempre metaforicamente a rapportarli all'America della sua epoca. Un esempio su tutti è forse la società orwelliana del 2173 raccontata nel Dormiglione. L'altro tratto distintivo è poi l'estrema personalità delle commedie alleniane. Sin dagli esordi, infatti, i protagonisti dei film di Woody sono la rappresentazione a schermo di egli stesso, che non a caso li interpreta quasi tutti. La paura della morte e dell'invecchiamento, la sfiducia nell'umanità, le sue radici ebraiche e successivamente la vita di coppia in tutte le sue sfaccettature sono solo alcuni dei più importanti leitmotiv della sua cinematografia. Insomma, Woody negli anni 70 ha saputo mettere alla berlina gli usi e i costumi del suo tempo, prendendo di mira sia le persone comuni che i potenti, con una tecnica registica variegata e innovativa, nella seconda parte della sua carriera spesso bergmaniana, e una scrittura a tratti poetica, a tratti debitrice del grande Groucho Marx. Ma come è proseguita la carriera di Woody dopo la nuova Hollywood? Beh, è assurdo pensare che solo negli anni 80, quando già aveva ampiamente segnato il panorama cinematografico della sua epoca, Woody raggiunga la sua vera maturità artistica e firmi così i suoi primi capolavori. Io ed Annie, infatti, arriva nel 77 e Manhattan nell'80. Con questi due film, Woody mescola la commedia alla storia d'amore, secondo i canoni più classici della commedia romantica, rivoluzionandola però per sempre. L'ironia è sempre presente, ma lascia spazio all'indagine psicologica e sentimentale di coppia, nuova ossessione del regista, per non parlare della continua ricerca registica. Dal racconto in ordine non cronologico allo split screen e all'uso artistico dei sottotitoli. E poi c'è presente come un personaggio, ma che dico come un protagonista, New York, la città di Allen che negli anni 70 e 80 diventa il centro nevralgico di buona parte del cinema americano. Allen è infatti newyorkese fino al midollo e con questi due film i suoi personaggi iniziano a definirsi come stereotipi dell'essere newyorkese.
I suoi protagonisti maschili sono degli schizzati, degli inadatti alla vita, intelligenti ma incapaci di sopportare il genere umano. Quelli femminili sono invece delle donne nevrotiche, ingenue, autoironiche e affascinanti, incarnate nel volto della sua musa, Diane Keaton. Da qui in avanti la sua carriera proseguirà con più di 50 film in più di 50 anni, svariati Oscar e premi internazionali e una vena comica sempre viva e attiva, spostandosi a volte da New York, ma rimanendo sempre simbolo della sua città e di un cinema nuovo, irriverente, coraggioso e sprezzante di ogni pericolo o censura. Anche se tecnicamente dovrebbe già essere qui, speriamo che la tanto temuta vecchiaia, quella vera, quella della mente, per Woody non arrivi mai.